Amici carissimi, bentrovati, di nuovo benvenuti nel nostro salotto in rete, Piazza del Popolo in rete, questa nuova versione, speriamo ancora per poco perché ci manca tantissimo lo studio televisivo presso il quale avviare la nostra programmazione. E questa volta abbiamo un altro ospite che è stato tra l'altro un importante esponente politico della città di Manfredonia, ultimamente ha ricoperto il ruolo di assessore, però questa volta lo intervistiamo soprattutto nella qualità di imprenditore turistico e di imprenditore della ristorazione. È un amico di Manfredonia TV, un nostro carissimo, oltre che telespettatore, ascoltatore, anche un nostro carissimo amico, Giuseppe La Torre. Giuseppe La Torre, ben trovato, grazie per essere qui con noi, per aver risposto affermativamente alla nostra richiesta. Come va, anzitutto? Ciao Vincenzo, grazie innanzitutto a te, a Manfredonia TV, per dedicarci questo spazio per parlare del nostro comparto, delle nostre problematiche, del turismo in genere. Per quello che mi riguarda, sto bene, sto eseguendo alla lettera il vademecum che ci è stato imposto, sono in quarantena, sono chiuso in casa con la mia famiglia, esco di rado giusto per la spesa, per la farmacia e nient'altro e rientro immediatamente a casa. Mi auguro che nel più breve tempo possibile possa terminare questo periodo di clausura e cercare di ritornare quanto più possibile a una vita normale, alle relazioni sociali, ai rapporti sociali, alle frequentazioni, a incontrare un amico, a prendere semplicemente un caffè in compagnia di un amico. Sono veramente quelle piccolezze che ti mancano e che oggi apprezzi veramente tanto, stando da quasi 50 giorni chiuso in casa. Sì, effettivamente è il problema un po' di tutti. E noi vorremmo chiedere a Giuseppe La Torre, imprenditore in primis, poi riserviamo alla fine qualche domanda che riguarda la politica. Io vorrei anzitutto sapere su come è messa a questo punto, dal tuo punto di vista, la stagione turistica, anche perché sei un imprenditore che lavora soprattutto d'estate, nei mesi estivi, titolare di un importante stabilimento balneare di Siponto e tra l'altro un importante punto di ristorazione. Anzitutto, quando potranno iniziare i lavori per avviare il tuo stabilimento e poi come ci si deve organizzare a questo punto con riguardo a quelle che sono le disposizioni del nostro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Allora, Vince, vedi che è arrivata una chiamata, quindi ti ho perso un po'. No, ma poi con poi Andrea provvederà eventualmente. No, ma Le ultime cose che mi hai chiesto, perché ti ho perso, il allora, DPCM? ripetiamo la domanda. Come si sta organizzando ovviamente il tuo entourage assieme a te per avviare la stagione turistica balneare in particolare, ma anche quella della ristorazione presso il tuo stabilimento balneare. Allora, sì, grazie Vincenzo, grazie per questa domanda. L'estate 2020 o comunque la stagione 2020 per noi rappresenta, voglio dire, un periodo critico. Prevediamo un anno difficilissimo, prevediamo, diciamo, un afflusso inferiore rispetto agli anni precedenti. Rispetto al poter iniziare o meno
l'attività, con il decreto fatto da Emiliano, credo intorno al 20 aprile, 15-16 aprile, prevedeva, salvo deroga da parte del prefetto, quindi della prefettura, prevedeva una manutenzione ordinaria, un ripristino dei luoghi, una disinfezione, una sanificazione degli ambienti di lavoro e quindi un'azione preparatoria alla stagione balneare che verrà. Ma la criticità è anche un'altra, Vincenzo. Noi viviamo in un periodo dove non sappiamo quello che succederà domani, viviamo nell'incertezza più totale, viviamo in assenza di regole. Allora ci viene detto da più parti che la stagione balneare si farà e noi, voglio dire, ce lo spicchiamo, ci crediamo, ci mettiamo tutta la volontà, la passione, tutto il nostro, diciamo, savoir-faire per cercare di mettere in piedi i nostri stabilimenti balneari per poter avviare la stagione balneare. Però non abbiamo regole. Si parla di un maggiore distanziamento degli ombrelloni, ma ad oggi non sappiamo a quanti metri dobbiamo distanziare gli ombrelloni. Considera che il nostro è soprattutto un lavoro di pianificazione, soprattutto per quanto riguarda la balneazione. Pianificazione che, voglio dire, negli anni scorsi, vivendo una situazione normale, noi pianificavamo già dei mesi invernali, gennaio, febbraio, marzo, aprile, per arrivare poi a maggio con una pianificazione fatta e quindi partivamo tranquillamente con la stagione balneare. Solitamente nel mio stabilimento la distanza degli ombrelloni era 3 metri orizzontale per 3 metri e mezzo verticale. Considera che era una larghezza già sufficiente, soddisfacente per far stare quantomeno comodi i clienti che ci onoravano della loro presenza e cercavamo di farli stare quanto meglio possibile, anche se l'ordinanza balneare sia della Regione Puglia che della Capitania di Porto prevedeva una distanza minima di 2 metri e mezzo, sia orizzontale che verticale. Quindi nel nostro stabilimento già adottavamo una larghezza di ombrelloni più ampia rispetto alle normative vigenti. Ma oggi noi siamo disposti ad aumentare la larghezza degli ombrelloni, siamo disposti a fare la sanificazione delle attrezzature balneari, la sanificazione degli ambienti, ma comunque vogliamo vademecum, delle certezze, delle regole per dire la distanza minima dell'ombrellone è 4,5 metri. Perché noi oramai la stagione è imminente, ma siamo ancora nel limbo, nell'incertezza, non sappiamo, forse rispetto all'ultimo decreto del 26 aprile, l'ultimo DPCM del Presidente del Consiglio del 26 aprile, ci dicono che probabilmente apriremo attività attinenti alla balneazione, che non è la balneazione. Per esempio, nel mio stabilimento io ho anche ristorante e bar. Quindi so che dal 1 giugno posso aprire sia la ristorazione che il bar. Ovviamente mantenendo le distanze di sicurezza, perché noi per primi vogliamo che i clienti debbano venire nelle nostre attività in sicurezza. Noi per primi vogliamo che non si creano focolai o che non si creano contagi presso le nostre strutture e comunque in generale. Ecco, Giuseppe, volevo chiederti così, anche dal lato personale, se queste misure ritieni che possano essere soddisfacenti o ti viene di manifestare un po' di dissenso rispetto a queste decisioni che non chiariscono alcunché rispetto a quello che dovrebbe essere anche un rilancio economico di alcune attività, fra quelle la tua? Allora, Vincenzo, per quanto mi riguarda, il distanziamento degli ombrelloni è una cosa che faccio, diciamo, con piacere. Vista la situazione, mi rendo conto che magari lo spazio che c'era prima lo devo assolutamente aumentare. Con questa manovra, con questa politica, io vado a perdere circa il 35-40% degli ombrelloni che normalmente riesco a piantare nella mia concessione demaniana.
Scarto, diciamo, nella maniera più assoluta ed è assolutamente improponibile quello che è veicolato nelle settimane scorse, sia sui social sia sui giornali, e cioè quella di distanziare gli ombrelloni con delle strutture in plexiglass. Questa, voglio dire, è una soluzione che non è assolutamente proponibile. Assolutamente no. Il maggior distanziamento degli ombrelloni va bene, metterli pure per esempio a 4 metri e mezzo, a 4 metri, sia in orizzontale che in verticale, anche perché noi abbiamo l'obbligo di controllare quello che avviene nelle nostre strutture. Siamo ben consapevoli e ben consci che rispetto agli anni scorsi la clientela che verrà ad affollare i nostri stabilimenti balneari, per svariati motivi, anche uno su tutti, quello di natura economica, sarà inferiore rispetto agli anni precedenti. Posso chiederti, in termini non specifici, però in termini così generalizzati, se avete subito un danno e in che proporzioni lo avete subito? Parlo di te come imprenditore della balneazione, ma parlo anche degli altri stabilimenti balneari di Manfredonia. Allora, al momento il danno è incalcolabile, però, come ti dicevo poc'anzi, ribadisco questo concetto, che il nostro è un lavoro di pianificazione fatto nei mesi soprattutto invernali. Ad oggi questa pianificazione non è potuta avvenire, in quanto viviamo nell'incertezza totale del domani. È chiaro che io, per esempio, l'anno scorso, il mese di aprile, sapevo già di avere, ipotizzo, 100 clienti che mi fittavano l'ombrellone per 2 mesi, 50 clienti che mi fittavano l'ombrellone per tutta la stagione, 10 clienti che mi prenotavano l'ombrellone per agosto. A maggio. Ad oggi queste certezze sono svanite tutte, quindi il danno è incalcolabile. Noi abbiamo la voglia soprattutto di rimontare i nostri stabilimenti, la voglia di, perché no, rivedere anche i nostri clienti, la voglia di rimettere in moto l'economia, anche perché la nostra economia è importantissima nel settore nazionale. Noi rappresentiamo circa il 30% del PIL nazionale come turismo, e il turismo balneare all'interno del turismo in generale rappresenta il 70% del PIL del turismo in generale. Non so se sono stato chiaro con questo. È stato chiarissimo, almeno con me. E gli indicatori economici, caro Vincenzo, ci dicono che nella migliore delle ipotesi lavoreremo tra il 30 e il 50%. Però questo non ci scoraggia. E uno dei messaggi che voglio lanciare ai miei colleghi è quello di resistere. Questo sarà un anno, purtroppo, chiamiamolo sabbatico, dove per noi sarà durissima sopravvivere. Al di là, voglio dire, dei costi di gestione che avevamo negli anni scorsi, oggi vanno ad aggiungersi i costi di sanificazione, i costi di igienizzazione, la manutenzione straordinaria che dobbiamo fare più di una volta al giorno. Ma noi lo facciamo ben consapevoli, perché, ripeto, vogliamo anteporre al nostro interesse economico il benessere del nostro cliente. Cercheremo in tutti i modi di far stare il cliente nella tranquillità assoluta, per evitare proprio, appunto, di contagi o focolai nei nostri stabilimenti. Anche se qualche giorno fa leggevo il pensiero del professor Lopalco, il consulente della Regione Puglia per il Covid-19, voglio dire, l'emerito professore riconosciuto in tutta Italia per i suoi meriti di virologo, diceva che in acqua non esiste il contagio. Per esempio, possono stare pure 100 persone che hanno il Covid-19, ma il Covid non viene trasmesso alle altre persone che stanno in acqua. Diciamo, questo in un certo senso ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. È chiaro che noi vigileremo affinché gli assembramenti, affinché a Manfredonia chiamiamo i rutil,
si evitino sia, voglio dire, in luoghi di ritrovo quali per esempio il bar, sia per esempio sulla battigia, le famose passeggiate piacevoli durante la battigia, cercheremo di evitarle o comunque contenerle rispettando sempre le distanze di sicurezza. Giuseppe, hai parlato dei costi che senz'altro saranno in aumento per quanto riguarda la gestione. È chiaro che parte dei costi poi sarà scaricata anche sulla clientela. Prevedi un aumento delle tariffe per il servizio che offrite? Sì, mi hai fatto una domanda fantastica, perché già qualche giorno fa ho rilasciato dichiarazioni a dei vostri colleghi, sempre di una testata giornalistica locale, in quale ho detto: nonostante noi ci accolleremo questi maggiori costi, cercheremo in tutti i modi, ci impegneremo in tutti i modi, almeno io lo farò, di lasciare inalterati i prezzi, sia per quanto riguarda la stagione balneare, per quanto riguarda gli ombrelloni, i lettini e le sdraio, sia per quanto riguarda la ristorazione e il bar. Perché Vincenzo, conosciamo bene la situazione in cui viviamo, non solo a Manfredonia, io parlo dell'Italia in generale. Questo Covid-19 ci sta facendo vivere una situazione economico-sociale veramente drammatica, ma proprio drammatica. Gente che magari messa in cassa integrazione, che ad oggi non ha ancora percepito la cassa integrazione, oppure le partite IVA che hanno avuto il riconoscimento delle 600 euro, ma con 600 euro non pagano neanche i fitti delle proprie attività, dei propri locali dove vivono per esercitare la loro attività. Quindi ritieni che le misure a sostegno dell'economia, almeno al momento, sono insufficienti? Allora, in contrasto, diciamo, con quello che emerge da più parti in Italia, io credo che Conte non abbia grosse responsabilità. Io credo che Conte abbia dato il meglio di sé per cercare di mettere qualche tampone a questa crisi che ha sconvolto il mondo. Piuttosto io mi rivolgo a tutti, voglio dire, queste grosse menti che fanno parte di comitati scientifici, comitati per l'emergenza, comitati per la fase 2. Le cosiddette task force. Le cosiddette task force, che voglio dire, diciamo, evito di esprimermi su che cosa rappresentano. Però voglio dire, visto che fate parte di queste task force, cercate di capire dove esiste il problema, perché per me è inconcepibile che in Puglia ci sono, ieri per esempio ci sono stati 30 contagi e tu chiudi un'intera regione, oppure la Basilicata ci sono stati 0 contagi e tu chiudi l'intera regione. Allora prendere misure affinché il contagio non si espande, ma in quelle regioni dove ci sono 0 contagi, comunque le misure vanno allentate, mantenendo le distanze di sicurezza. Cioè, io dico a questa task force di intervenire in quelle regioni laddove il problema, purtroppo, non per colpa loro, esiste ancora. E i focolai li sappiamo tutti dove stanno. I focolai stanno tra Lombardia, Piemonte, Alta Emilia-Romagna e quindi Bassa Lombardia e parte, piccolissima parte del Veneto. Intervenite là, cercate di capire qual è stato il problema là. Ma non potete chiudere intere regioni dove ci sono 0 contagi, 1 contagio, 2 contagi. Giuseppe, purtroppo dobbiamo ricordare che geograficamente quelli sono i posti in cui vi è tutta una organizzazione di polo industriale, chiaramente c'è uno spostamento continuo, in particolare per il lavoro, e quello molto probabilmente è stato il motivo per cui ci sono stati tanti contagi. Però l'altra domanda che vorrei porre
Giustamente hai fatto riferimento a queste task force che non sono molto chiare nelle loro decisioni. Avresti per esempio qualche suggerimento da indicare o da evidenziare per quelle che sono soprattutto le nostre attività, le attività locali, quelle in particolare collegate al turismo e anche per rivedere un po' la nostra Manfredonia fiorente, visto che anche Manfredonia è spenta, almeno fino a questo momento. Allora, Vincenzo, più qualche idea ce li ho. Ovviamente non sono tantissime, ma per noi sono, diciamo, essenziali. Essenziali perché ci permettono appunto di programmare il nostro futuro imminente. Più che alla task force, io dico, chiedo al governo due cose semplicissime. Nel 2018 il governo giallo-verde fece una legge, la 145, a fine 2018, che era la legge di bilancio, la quale legge di bilancio prevedeva, per esempio, per il mio settore, per il mio comparto, la proroga di tutte le concessioni demaniali fino al 2033, in deroga alla direttiva Bolkestein, direttiva europea, che imponeva che al 31/12/2020 scadevano tutte le concessioni e detta, diciamo, in termini spiccioli, dall'1/1/2021 andavano fatte le gare per riassegnare le concessioni. Io chiedo ai governi, soprattutto al governo locale, di prendere atto di questa legge 145, di darci la possibilità di programmare il nostro domani, prorogando tutte le concessioni demaniali al 2033, perché noi, oltre all'incertezza di vivere questa estate 2020, Vincenzo, noi viviamo anche con l'incertezza di vivere l'estate 2021, 2022, 2023. È chiaro. Molti di noi, io in primis, abbiamo fatto notevoli investimenti, notevolissimi investimenti, e noi ad oggi, vivendo questa incertezza, non sappiamo se questi investimenti possiamo onorarli, possiamo continuare a pagare, possiamo continuare a pagare la rata di mutuo oppure l'assegno che magari o la cambiale che magari ci scade a giugno. Questo chiediamo sia agli enti locali e sia al governo centrale. Quindi una prima proposta è la proroga delle concessioni fino al 2033. Sì, per diciamo cercare di pianificare il nostro futuro. Di pianificare il futuro. Giuseppe, Manfredonia, come la trovi Manfredonia? In questo momento sta vivendo una situazione di stallo, deserta le strade, tranne la mattina quando si va a fare la spesa, però basta arrivare al primo pomeriggio per trovare le strade deserte. Come la vedi questa nostra amata città? Avrà un futuro? Vincenzo, se mi consenti, volevo dirti prima la seconda proposta, qual era da fare ai politici, alle task force. Benissimo. E poi parliamo di Manfredonia. L'altra proposta era la sburocratizzazione delle pratiche demaniali e delle pratiche amministrative in genere, perché considera che la burocrazia, nella stragrande maggioranza dei casi, ti soffoca, ti strozza, non ti permette di pianificare ciò che tu effettivamente vuoi realizzare. Allora, se io ho la voglia, il desiderio, le idee, la potenzialità, oppure posso accedere a un prestito per mettere in piedi una proposta turistica all'altezza della situazione del resto della regione Puglia, me lo devi concedere, me lo devi permettere di fare, perché la Puglia è una, l'Italia è una. Come mai, per esempio, nel Salento vigono alcune leggi e, per esempio, sul Gargano ce ne sono delle altre? Nel Salento permettono determinate cose e sul Gargano no. Allora, questo che chiedo, perché le idee e imprenditori validi ce li abbiamo pure nel nostro Gargano, nella nostra città, ma dateci la possibilità di mettere in piedi una proposta turistica all'altezza
è competitiva con il resto della regione Puglia e dell'Italia intera, perché abbiamo dei posti, voglio dire, invidiati da tutto il mondo. Mentre per l'altra domanda che mi hai fatto, per la nostra città, devo fare un plauso a tutti i concittadini di Manfredonia per il rispetto rigoroso delle leggi. Sicuramente non voglio parlare assolutamente dell'aspetto politico. C'è una commissione straordinaria che sta facendo il suo lavoro. Mi interesso poco perché qualcuno commenta mancanza di informazione. Mancanza di informazione c'è, ma non solo a Manfredonia, ma credo in tutta la Puglia c'è mancanza di informazione. Infatti vedo spesso post del mio caro ex sindaco Angelo Riccardi in cui richiama proprio i dati forniti dalla Protezione Civile, ma non sono dati precisi, spesso sono dati diciamo di numeri e basta. Non sappiamo quante persone sono in quarantena, però onestamente, sinceramente, non mi sento di puntare il dito contro chi sta oggi al comando o contro qualcuno che magari non fa bene il suo lavoro. Piuttosto è la Regione Puglia con la Protezione Civile regionale che deve dare in maniera specifica e precisa i dati attraverso l'ASL, attraverso la Protezione Civile, attraverso, perché no, il comune stesso. Bene, siamo in conclusione. Giuseppe, sei stato davvero molto chiaro, molto esplicito e lucido nel tuo dichiarare e soprattutto nel tuo esprimere quello che senti in questo momento. Noi ovviamente ci auguriamo che la città possa riprendersi al più presto, perché la ripresa della città significa anche la ripresa dell'economia, perché in questo momento è l'economia quella che deve essere necessariamente sollevata. Ti ringraziamo ovviamente per questa tua presenza e prima di salutarci vorremmo un tuo pensiero finale per questa nostra Manfredonia che sta soffrendo, come del resto tutta l'Italia, questa situazione in cui molti si sentono costretti anche a dover rinunciare a quelle che sono le libertà essenziali, come tu stesso hai detto all'inizio, quel piacere di stare assieme e soprattutto il piacere di convivere con le proprie amicizie, con i propri conoscenti, con i propri parenti, quindi vivere una vita sociale che in questo momento purtroppo manca. Allora, in chiusura sono io che devo ringraziare te, Vincenzo, Manfrena TV, ribadisco, per questo importante spazio che dedicate al nostro comparto. Grazie, grazie infinite. Per quanto riguarda la nostra città, il messaggio che voglio lanciare ai cittadini di Manfredonia è quello di resistere, cercare in tutti i modi di rispettare ancora per poco queste imposizioni che ci sono state date, e nel momento in cui ci sarà lo stop al famoso lockdown, perché no, riprendere a frequentare i viali, riprendere a frequentare i bar, riprendere a frequentare le attività commerciali in genere, per appunto quello che ti dicevo prima, il piacere, solo il piacere di scambiare una chiacchiera con l'amico, con la persona che magari per 60 giorni si è stato obbligato a non vedere. Il messaggio che lancio è questo: noi operatori economici garantiamo ai cittadini di Manfredonia di cercare di mettere in piedi tutte le misure necessarie affinché questo contagio non avvenga mai nella nostra città. Il distanziamento sociale, le sanificazioni, le disinfezioni di tutti i nostri locali commerciali, e prendendo in prestito il motto che sta girando in questi giorni: uniti ce la faremo.
torneremo a sorridere, torneremo a riabbracciarci, torneremo a riprendere il caffè tutti insieme, a scherzare, a ridere, anche, voglio dire, a confrontarci su temi e problemi di natura politica. Grazie ancora, Vincenzo. Grazie a te, Giuseppe. Noi salutiamo Giuseppe Latorre, imprenditore turistico, imprenditore della balneazione, nonché ex assessore allo sport del comune di Manfredonia. Noi ovviamente diamo appuntamento alla prossima trasmissione con Piazza del Popolo in Rete, per cui salutiamo tutti coloro che sono stati attenti, tutti coloro che ci hanno seguito, e ovviamente diamo l'appuntamento alla prossima occasione. Grazie e buonasera.